Allora, siamo qui con il presidente nazionale ANP, Antonello Giannelli. E chiediamo a Giannelli quali sono le iniziative che l'ANP sta portando avanti per quanto riguarda la riforma della pubblica amministrazione. C'è un disegno di legge, l'1122, in questo momento è al Senato, si sono svolte anche delle audizioni e l'ANP in particolare è contraria al riscontro automatizzato anche attraverso impronte digitali della presenza dei dirigenti. Sì, siamo contrari per alcune ragioni che sono molto semplici. Innanzitutto la prestazione di lavoro del dirigente non si misura ad ore, ma si misura sulla base del conseguimento, del raggiungimento degli obiettivi. Quindi un bravo dirigente è addirittura poco presente sul posto di lavoro, purché raggiunga quegli obiettivi che gli sono stati assegnati. E questa è una prima ragione. La seconda è che comunque il contratto di lavoro dei dirigenti non prevede alcun orario. Ci tengo a sottolineare che questo vale sia per i dirigenti pubblici che per quelli privati. Nessun dirigente ha un orario di lavoro per la semplice ragione che il datore di lavoro affida ai dirigenti un compito particolare, più delicato di quello degli altri, quello di gestire la struttura aziendale, pubblica o privata che sia. Quindi che il datore di lavoro, cioè la pubblica amministrazione, voglia effettuare questi controlli sui dirigenti è un atto di sfiducia e addirittura di ostilità. Oggi come ANP avete scritto una lettera ai due vicepresidenti del Consiglio, cosa è scritto in questa missiva? Sì, ci tengo a sottolineare che mi sono rivolto a Di Maio e Salvini non nella qualità di ministri ma nella qualità di segretari dei loro partiti, quindi dei partiti di maggioranza, quindi sostanzialmente in quanto responsabili dell'azione politica del nostro Paese in questo periodo, e quindi ho ribadito queste argomentazioni che esponevo poco fa e quindi ho chiesto loro di compiere un gesto politico, un vero gesto politico, cioè quello di far emendare il testo che adesso è in approvazione, in discussione al Senato, dell'obbligo di controllo per la dirigenza. Anche tutta per la dirigenza, non solo quella scuola. Anche perché per i docenti questo è appena avvenuto, con un emendamento è stato cancellato questo obbligo, in quanto sembrerebbe che comunque la loro presenza sia in qualche modo comunque accertata attraverso il registro elettronico, e questo però non avviene per i dirigenti. Un'ultima cosa, ci sono nel DDL 1122 anche altre modifiche che chiedete? Dunque, sul decreto concretezza questa è l'unica modifica che chiediamo, perché ci sembra appunto una misura sproporzionata rispetto agli obiettivi. Ci tengo anche a dire che io a suo tempo, intervistato sull'argomento, ho dichiarato di essere a favore dell'eliminazione dell'obbligo anche per i docenti, per le ragioni che si dicevano prima, perché un docente non deve soltanto entrare nell'edificio, deve andare in classe e quindi non ha senso neanche per lui. Però a maggior ragione, una volta eliminata per i docenti, non si riesce a capire perché il responsabile, il dirigente della struttura debba timbrare, diciamo, debba lasciare l'impronta digitale quando poi buona parte del personale è esonerato da quest'obbligo. È un non senso assoluto. Bene, ringraziamo il dottore Giannelli.